verrà svelata tra qualche giorno, ma io l'ho già vista. Forse non potevo dirvi che l'avevo già vista. Vabbè. Lei è Volkswagen ID7, vettura da 4,95 m, quindi una vettura nel pieno del segmento D, anzi quasi segmento E, una fastback con una linea veramente molto molto aerodinamica. Oggi siamo in compagnia di un prototipo ancora camuffato, quindi vi parlerò poco di quella che è l'estetica, perché la vedremo appunto tra qualche giorno. Vi posso far capire però quali sono le proporzioni, sostanzialmente non molto distante da quello che è stato il prototipo ID. Aero che abbiamo visto qualche tempo fa al CES. Vi faccio dare un'occhiata anche al bagagliaio, portellone che si apre in maniera molto ampia, quindi tanto spazio a bordo, 593 litri la capacità del baule. Vi faccio vedere velocemente gli interni, raccontandovi del fatto che abbiamo un piccolo display qui davanti, perché di serie su tutte le versioni c'è un head-up display in realtà aumentata. Qui invece vi posso far vedere il nuovo display dell'infotainment da 15 pollici con un nuovo software e una nuova interfaccia. Ovviamente qui passiamo a bordo di un prototipo, quindi non vi faccio vedere più di tanto, però vi faccio vedere che abbiamo un infotainment davvero molto completo con un nuovo software, tutti gli assistenti alla guida, tutte quelle che sono le modalità di guida della vettura. Purtroppo invece il tasto rear per i finestrini posteriori rimane, non posso farvi vedere i sedili posteriori. La cosa bella è, oltre al tanto spazio che c'è qui sulla plancia, è tutto il sistema di bocchette di aerazione, che però vi racconto tra poco. Andiamo a guidarla. Abbiamo la possibilità di guidare la nuova ID7. Ovviamente non abbiamo il software definitivo, manca ovviamente una buona dose di fine tuning, ovvero degli ultimi adattamenti dell'assetto, del software e quant'altro, però possiamo già avere un'idea di come va questa vettura. Vi do un paio di specifiche tecniche che sono quelle che ci hanno fornito i tecnici di Volkswagen: 210 kW, quindi 286 cavalli. Motore posteriore 545 Nm di coppia. Ci hanno anche spoilerato il fatto che non sarà solo a motore posteriore, però non ci dicono di più al momento. Potenza di carica 170 kW massimi per la batteria da 77 kWh, per quella da 86 kWh si arriverà a una potenza di 200 kW. 200 kW per un 400 V iniziano ad essere un dato veramente importante. La cosa mi piace parecchio, perché si riesce ad avere una potenza di ricarica importante e non si deve star lì ad aspettare tanto che si carichi la vettura, soprattutto quando la si va ad utilizzare nel modo giusto, ovvero dal 10 all'80%. Batteria da 77 kWh, arriverà prossimamente anche una versione con 82 kWh di batteria. Vista la forma aerodinamica e vista l'efficienza a livello aerodinamico che hanno cercato i tecnici di Volkswagen su questa vettura, si parla di circa 600 km di autonomia nel ciclo WLTP. Non è ancora stata omologata, però la stima che ci danno è più o meno questa. Con la batteria che arriverà prossimamente, si parla di circa 700 km di autonomia, quindi un dato veramente molto importante. Si basa sulla piattaforma MEB e sostanzialmente si sente, perché abbiamo il classico feeling di tutte le vetture su questa piattaforma, ovvero abbiamo un buono spunto anche dai bassi regimi. Tra l'altro è il motore più potente oggi presente su una piattaforma MEB, perché a livello di singolo motore normalmente è da 150 kW, quindi ci sono 60 kW di differenza che non sono pochi e si sentono. È sicuramente una vettura pesante, è sicuramente una vettura importante a livello di dimensioni, ma nella realtà dei fatti non si sente questo fatto di avere una vettura anche con un passo così lungo, perché abbiamo 3 metri di passo. Però la si sente molto agile. Abbiamo tutto un sistema di controllo della dinamica del veicolo evoluto, sospensioni a controllo elettronico che ci aiutano nella dinamica. Si può passare da eco a comfort a sport, arrivando poi all'individual, dove ci possiamo settare in maniera fine tutte le impostazioni. Per esempio, si può tenere una via di mezzo anche sull'impostazione delle sospensioni, ma magari mantenere lo sterzo in comfort e la trazione in sport. Sicuramente è una vettura adatta ai lunghi viaggi, vista l'efficienza. Poi sicuramente avremo modo di provarla più nel dettaglio e più nello specifico, però mi sta colpendo sicuramente molto a livello di comfort. Il display qui davanti ha
diciamo, le informazioni base, che sono quelle sull'erogazione della potenza, sulla marcia inserita, autonomia e percentuale di batteria, la velocità. Ovviamente adesso vedete un po' di errori perché, essendo la vettura camuffata, alcuni sensori sono disattivati perché non vedono la strada, quindi darebbero errore e basta. Però la cosa importante da dire è che abbiamo l'head-up display in realtà aumentata di serie su tutte le versioni. Nuovo sistema infotainment con display da 15 pollici. Finalmente arrivano i tasti qui sotto retroilluminati, che è stata una delle critiche che sono state mosse a tutte le ID. A livello di software vi posso dire che sì, questa è una versione beta, però ci fa capire un po' quella che sarà la struttura di tutti i nuovi software ID a partire da questa ID7. E adesso ho capito anche quello che ci hanno detto in fase di presentazione di ID3. Vedrete ID7, quindi probabilmente verrà integrato il software, il sistema, diciamo, di queste ID7 anche su ID3 in un prossimo futuro. Però questa è una mia supposizione. Quello che apprezzo molto è anche il fatto del sistema di climatizzazione, che ha delle bocchette, diciamo, attive e che si possono regolare qui dal touch. Non so se vi ricorda qualcosa, però va bene, è molto funzionale. Anche mettendo la modalità automatica si possono scegliere varie tipologie di, c'è anche la parte di climatizzazione smart, come dicevamo, e si possono regolare i flussi, diciamo, attraverso questo comando touch. In questa parte di guida cittadina sto apprezzando anche molto, nonostante sia una vettura lunga 5 metri, anche l'agilità, nel senso che lo sterzo è abbastanza preciso, è abbastanza diretto, però non ci fa rendere conto di quella che è la mole della vettura, ovvero abbiamo una vettura, sì, di importanti dimensioni, che però si guida veramente molto bene. Il comfort è assoluto, la silenziosità la fa da padrone. Tra l'altro abbiamo un sistema Harman Kardon a 700 watt, ovviamente ha CarPlay, Android Auto in modalità wireless. E qua siamo solo a 3/4 della potenza di questo impianto e devo dire che si sente davvero molto bene. Ovviamente ci sono tutta una serie di preimpostazioni fatte da Harman Kardon che permettono appunto a questo sistema di funzionare molto bene. Mi piace molto la plancia, sento dei materiali piacevoli al tatto e alla vista. Quello che vi posso dire è che nella giornata di oggi non la guideremo e basta, la vedremo, però non vi posso dire niente perché uscirà a breve un altro video. Tra l'altro sul comunicato ci raccontavano che questo sistema di ventilazione è derivato da quello della Phaeton. Ma voi ve la ricordate la Phaeton? Era la berlina di lusso di Volkswagen. Che figo, un maggiolino! Quella berlina di super lusso tarata sulla classe S, che aveva il V10 turbo diesel e il V12 benzina, che erano dei motori che oggi ci sogniamo alla grande. Oggi purtroppo va così, abbiamo la coppia subito dell'elettrico, che sicuramente aiuta. Questo motore si sente che è veramente potente rispetto agli altri, ti attacca un po' di più al sedile rispetto al classico 150 cavalli, molto più simile a quelle versioni GTX che abbiamo provato su ID4 e ID5, però qui solo con la trazione posteriore. Non abbiamo un dato preciso da 0 a 100, però devo dirvi, spinge davvero forte. Provo a mettere la modalità sport per capire anche un pochettino la parte più dinamica. Ovviamente, come da tradizione MEB, abbiamo un filo di sottosterzo in inserimento, però quello che mi piace tanto è la taratura del Dynamic Chassis Control, che indurisce davvero tanto le sospensioni, anche in questo contesto di curve abbastanza strette e in una strada abbastanza guidata. Ci rende una vettura lunga 5 metri, larga 1,80, veramente molto molto agile, il che è davvero molto piacevole. Da un lato una vettura davvero molto confortevole, molto bella per viaggiare, e dall'altro comunque una vettura in cui, se proviamo ad impegnarla, si comporta davvero in maniera eccezionale. Anche qui gli diamo un colpettino di freno, ma come acceleriamo la macchina schizza fuori dalla curva, sempre in maniera super sicura, perché appunto i controlli intervengono. Come sempre abbiamo le due modalità di selezione del cambio, una modalità D che la rende praticamente una vettura termica, una modalità B che ha un bel po' di rigenerazione, ma non è effettivamente una guida one pedal, non arriva fino a zero. Abbiamo, come la tradizione di piattaforma MEB, i freni a disco all'anteriore e i tamburi al posteriore, però la potenza frenante è davvero buona. Come diciamo sempre, avendo il motore al posteriore
e quindi tanta potenza di rigenerazione, non c'è bisogno dei freni a disco al posteriore, frena comunque veramente molto bene. Ovviamente è presente anche tutta la dotazione classica di Travel Assist con Swerve Data che abbiamo imparato a conoscere, quindi da appunto il cruise control attivo, il lane assist con lane centering, piuttosto che il parcheggio automatico con la memoria del fatto di avere 50 metri di memorizzazione sulle manovre di parcheggio che può imparare e ripetere praticamente in maniera autonoma. I sedili sono dotati di una nuova funzionalità che, oltre ad essere raffrescati e riscaldati, sono raffrescati e riscaldati anche sui lati, non solo sulla schiena e sulle gambe. In più una funzione di massaggio, una funzione di riattivazione muscolare se andiamo a fare dei viaggi particolarmente lunghi, insomma tutta una serie di funzionalità che permettono a questa vettura di essere iper confortevole. Ci raccontavano anche che è stato fatto un lavoro veramente importante a livello di cyber security su questo nuovo sistema di infotainment. Infatti ancora di più le vetture saranno aggiornabili in maniera OTA anche nella risoluzione di problematiche, quindi non servirà in molti casi andare in officina a sistemarle, ma si riuscirà a risolvere il problema già via software, una cosa che già era stata introdotta sulle prime ID e qui è stata molto ottimizzata, ed è stata ottimizzata soprattutto la sicurezza perché hanno lavorato tanto e hanno avuto anche delle certificazioni a livello internazionale sul livello di sicurezza di queste vetture. Non sono ancora stati comunicati i prezzi, la vettura arriverà in commercio alla fine del 2023. Aspettiamo di provare la versione definitiva per capire quelle che saranno i tuning fine di questa vettura, che però in questa prima presa di contatto ho trovato veramente molto molto interessante. La scoprirete tra qualche giorno sempre qui su questi schermi. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questa ID7 e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.